Benvenuti da TheWalk.net, sempre con voi al nostro sito www.studiopierre.sigradis.net, il nostro magazine, anzi il vostro magazine, e la vostra rubrica speciale di iNext2. Perché parliamo del nostro on the road della tecnologia, degli smartphone, del device, come dicono i tecnici, ma non, chi non conosce la parte tecnica la facciamo noi molto più easy, molto più semplice, a portata di mano o di parole, o semplicemente di immagine. Immagine che abbiamo adesso come prima immagine, vediamo prima on the road il percorso sempre a Viterbo, alle Terme del Vulicano, fuori dalle mura di Viterbo, una bellissima giornata di sole di novembre, fine novembre. Tra poco, quando voi vedrete questo video, sarete sotto Natale, oppure avrete questa bellissima possibilità di far dei regali. Allora facciamo il nostro unboxing, che è lo sapete che cos'è l'unboxing? È questo prodotto della Microsoft. Vedremo e vedrete che cosa comporta la Microsoft. Questa è la nostra redazione all'interno, per vedere un po' più da vicino la parte tecnica dell'unboxing. Però vediamo un po' all'inizio com'è l'esterno, la presentazione del unboxing. Questo è un Microsoft Lumia 640, eccola qua, vedete? Questo è il prodotto e lo vedremo tra qualche secondo e vediamo com'è la sensazione della gente che si trova qui alle Terme del Vulicano, e vedremo qua, parleremo con loro per scoprire. Adesso apro il telefono e ve lo prendo. Vediamo com'è, vedete? Eccolo. Lo chiudiamo, vediamo, attenzione. Va a vedere questo smartphone, questo device, questo cellulare, ma non è un cellulare ma anche un computer. E incontriamo uno degli ospiti delle Terme di Vulicano per il suo relax delle Terme di Vulicano per il suo relax, giusto? Allora, benvenuto da TheWalk.net. Piacere, diamoci le mani, che non lo conosciamo. Allora, Steven, come ti chiami? Ok, cosa fai della vita? Faccio il governo. E si sente tutto? Penso no, perché tu metti fina, che è molto leggera, molto elastica. Allora, tra qualche secondo altre passeggiate, un rotto, sempre trovato l'attività del vulcano, anche animali, umani, anche nuove visuali del mondo, delle belle ragazze, giovanissima. Benvenuti da TheWalk.net, siamo intervistati per Rockerola. Tuo nome? Però per gli amici medi. Ok, abbiamo. Hai usato la tecnologia? Come la usi? Perché? Perché cosa fai? Io faccio la media da 8 anni, ho partecipato a finali, giornali e... Non sei italiana? Sono italiana, sono di origine polacca, sono qui in Italia da 24 anni. Appena nata? Appena nata. Appena nata, subito venuta qui. Ok, però di origine tedesca, mia idea è più o meno, perché l'immagine non mi sembra... Ok, però per tuo lavoro hai usato questo prodotto? Sì, uso il Nokia Microsoft, che poi non è più un Nokia ma è diventato Microsoft, anche perché era con la tecnologia avanzata, ogni 6 mesi cambiano. Sì, è vero, i 6 mesi cambiano, ma... O anche di meno? Anche per le varie, diciamo, la tecnologia, perché molto adesso viene utilizzato la tecnologia per programmi Outlook, Word, puoi mandare email, poi Dropbox, e anche naturalmente anche per la foto. Tu fai molte foto quando fai il sensitivo fotografico per te stessa, tipo questi? No, no, senti, non sai il genere. Sono il genere perché tu fotografato un po' troppo. Quindi i gesti li evito. Devi fare gli altri. Brava. Però diciamo la sua giornata, quanto è durato, cioè quanto potrebbe durare questo per far foto e telefonata e internet, controllare il tuo iPhone? Un giorno e mezzo, anche due. Ah, vuol dire che è buono per una persona che viaggia molto. Sì.
può succedere di tutto per una modella, giusto? Certo. Trovarsi in mezzo a, al niente, trovare la linea, chiamare le emergenze, trovare il lavoro e altre cose. Specialmente con sfondare email, per avere la gente, per vedere contatti con il proprio manager per lavoro. Ok. Allora, noi, loro, i nostri fan e i tuoi fans futuri possono trovare su Facebook come Maddy B. Ok. E su Google Plus. Allora, tra qualche secondo vedremo anche la tecnologia all'interno con tutta la parte tecnica, recensiva, in nostra redazione. Adesso passiamo da una giovane modella a tutti i fan, giusto? Allora, tra qualche secondo, altra generazione e altre immagini. Modelli abbiamo trovato e troviamo nel vostro tvuoco.net anche una signora, un'altra generazione, a scopriremo e scoprirete se non solo i giovani fanno, usano il smartphone, ma anche le signore di una certa dopoglianza, diciamo, posso dire dopoglianza? Ma io chiamo telefono, sono quanti. Forse è una tradizione. Com'è la sensazione al mano? Non è tanto pesante. Potrebbe essere la mi piace la cosa, sì, potrebbe andare nella tazza, anche una tazza di volta più. Nella sua giacca? Sì. E la pella? Non è male? Anche non per la sua generazione? Se così non è male, però lo dovrei provare, vedere. Vabbè, non ho detto il suo nome, come si chiama? È Maria Teresa. Brava, benvenuta allora da TheWalker.net. Che cosa pensa allora? Lo potrebbe acquistare oppure ancora deve aspettare la recensione di qualcosa per scoprire se è veramente... Ecco, forse aspetterei la recensione. Per sapere se c'è qualche problema? Sì, per prima di acquistarlo o regalarlo? Ecco, ma più che altro acquistarlo. Ah, per lei? Sì, per me. Però vorrei sapere alcune. Grazie allora della sua gentilezza e della sua attenzione. Allora, a TheWalker.net al prossimo appuntamento con altre due persone per scoprire dettagliamente questo... Benvenuti da TheWalker.net, sempre da parte della vostra Patrizia Battista e dal nostro magazine, anzi il vostro magazine di TheWalker.net e dal vostro sito www.studiopieri.sigrazi.net e benvenuti nella nostra, nella vostra recensione dedicata quest'oggi, in questo video, a un high-tech, high next to vogue, come nostra rubrica di tecnologia dei smartphone, device, cellulare, non si usa pure però la cellulare, mi sa. No, nel mondo normale della quotidianità non si usa più il cellulare, ma si chiamano smartphone. Noi tecnicamente li chiameremo device. Allora, andremo a vedere, anzi tra qualche millesimo di secondo, dopo lo stacco mio, andremo a vedere di che cosa si parleremo oggi, di cosa parliamo. Naturalmente nell'unboxing, unboxing della scatola esterna, il package. Che cosa succede? Abbiamo questo prodotto del Microsoft Lumia 640 XL. XL che vuol dire? Quando avete una taglia XL vuol dire siete enormi. Non per tutti naturalmente. Vuol dire che no, è grandissimo. Ossia è un cellulare, non lo chiamo più cellulare ma è un smartphone. Un device di ultima generazione. Ecco, vi faccio vedere il suo pacchetto, vediamo com'è, i soliti pacchetti dei device del Microsoft, vedete, però questa volta, quest'ultimo modello, non ha più, diciamo, non ha più la scritta Nokia. Avete saputo che Microsoft ha acquisito la società Nokia, fino a qualche tempo fa avete visto diciamo, Microsoft Nokia Lumia, quello il 1520, poi anche altri, ma adesso si trova solo la parola Microsoft, naturalmente è rimasta Lumia per il modello. Vediamo com'è il pacchetto. Naturalmente è bianco con il grande telefono, smartphone, con la scritta, vedete, il marchio Microsoft. Vediamo un po', questo naturalmente sarà il colore del telefono, questo blu, vedete, questo celestino, colore del cielo. Vediamo un po' quello che c'è dentro, vedete com'è fatto? Naturalmente ci sono vari colori, la fotocamera, tutta la spiegazione di quello che c'è dentro, ve la lascio qui e vediamo un po' che cos'è il telefono veramente, eccolo qui, vedete, lo metto qui. Naturalmente la scatola semplice, vedete? Eccola qui. Allora,
Il prodotto Microsoft, vabbè, è americano, come sapete. Però il prodotto viene fabbricato, qui dice nel pacchetto, nel Vietnam. Vietnam. Non è più Cina, non è più Asia, ma è anzi è Asia, più specificatamente nel Vietnam. Abbiamo il punto del telefono e qui ci sarà, c'era il cavetto del corrente. Ah, a proposito di cavetto corrente, che ve lo faccio vedere più avanti? No, lo faccio vedere più avanti quando avremo parlato dello smartphone, del device Microsoft, che è questo qui, lo faccio vedere così quando è acceso. Allora, si può accendere sia da qui che facendo quel tasto normale. Vediamo com'è, vedete? Però lo facciamo vedere in altra maniera adesso, dopo. E andiamo a vedere finire questa nostra unboxing, che troviamo semplice nell'apertura. Anzi, bisogna stare attenti quando lo apriamo, che lo apriamo in maniera giusta, perché potrebbe cadere l'oggetto che c'è dentro. Una pecca? Un piacere per qualcun altro? Non lo so. Decidete voi quello che è il vostro gradimento. Qui dovrebbe esserci qualcosa che blocca il telefono, a nostro giudizio, perché a chi non conosce fa cadere il cellulare e poi, se si rompe, problemi. Ah, tra qualche secondo a vedere un po' di immagini esterne per presentazione di questo video, di questa recensione, video recensione, e a tra qualche secondo con un po' di parole, un po' di impressioni a caldo di questo adesso smartphone, di questo, come avevo accennato, abbiamo visto un po' di informazioni a caldo dell'emozione di trovare questo, di provare anche di questo prodotto, di device, con giovani, meno giovani e futuri fruitori di questo marchio, e anche di persone normali che usano un cellulare, un device, uno smartphone tutti i giorni. Vi ho visto la batteria, le cose, poi più dettagliatamente lo facciamo noi. Adesso abbiamo una pecca che i ragazzi e le persone non hanno, diciamo, abbiamo avuto le sensazioni che hanno provato. Allora, per noi giudizio, nostro giudizio, eccolo qua, vedete? Questo è il cavetto per l'alimentazione della corrente. Allora, perché ne parliamo più dettagliatamente? Perché il signor Microsoft, quello che ha ingegnato questo prodotto, questo device, ha avuto una brillante idea, forse, oppure no, lo decidete voi, di non usare un cavetto e non avere all'interno della confezione un cavetto USB. Sapete che cos'è un USB, giusto? Ecco, qui non c'è il cavetto USB, vedete, non posso staccarlo. C'è scritto sempre Microsoft, ma non è un cavetto USB. Se io volessi portare dei materiali all'interno delle file, delle cose, all'interno di un computer, o di un tablet, o di un notebook, o un laptop, quello che volete, questo non mi serve. Non va a vedere niente, solo a caricarlo. E questa è una pecca per nostro giudizio. O mettere un filo in più. Ma forse la confezione non andava bene? Non lo so. Andiamo a vedere adesso la parte estetica del design. Questo che abbiamo avuto in prova è questo colore del cielo, blu, celeste, bluette, come volete. Blu elettrico, diciamo, colorato forte. Naturalmente non ci dobbiamo meravigliare, perché Microsoft ci ha, e anche Nokia ci ha fatto sempre vedere e scoprire colori nuovi per gli smartphone, non sempre il nero, il bianco, i normali telefoni o smartphone, quello che è di normale attività. Vediamo com'è. La design a tatto è liscio, già la presa ci può scivolare. L'altra pecca? Naturalmente la leggerezza. Essendo un XL, è un controsenso, naturalmente, leggerezza e grandezza. Abbiamo 5,7 di grandezza del display e della grandezza. Naturalmente angoli non spigolosi, vedete? E guardiamo un po' qua, eccolo, vedete? È solo il risalto, il rilievo sopra la macchina fotografica, il lunotto, questo qua della Zeiss. Vediamo anche il tasto, cioè no, non è un tasto, un buco. Che ci serve? Perché nella nostra confezione questo oggettivo non è più
sapete che cosa c'è qui? Auricolare, tutto. Non troppo comprarlo di più. Neanche naturalmente un USB, non dovresti comprarlo un'altra volta. Naturalmente qui abbiamo l'USB per la presa USB per caricare, solo per caricare con la normale confezione. E acquistatelo. Naturalmente abbiamo la telecamera sia ufficiale dietro da 13 megapixel e naturalmente la fotocamera per i selfie. Andremo a vedere tra qualche secondo quello che c'è dentro, naturalmente com'è la batteria e quello che c'è. Tra qualche secondo tornate. Percorso il nostro on the road nella tecnologia. Siamo in viaggio attraverso il pedonale tra le terme, come avete visto in questi attimi secondi del nostro video. Adesso siamo sulla via, una delle vie di Viterbo, fuori le mura, viale Trieste, e aspettiamo e vediamo un po' altre suggestioni, immagini, ma anche emozioni del nostro Microsoft 640XL, nuovo modello, anche il colore. Potrebbe essere ideale per tutte le stagioni e per tutte le tasche, perché costa 209 euro. Con questa l'XL, per qualcuno recensione hanno dato che è buona la fotocamera, buono tutto il Windows dentro, tutte le cose, però la risoluzione o altre cose è più come positivo la recensione il 640 normale. Però quello è opinabile come giudizio. Ma adesso vediamo e vedrete altre recensioni attraverso altre persone del mondo quotidiano, un titolare di un bar, un barista e anche altre persone. Tra qualche secondo incontreremo sulla nostra strada, vedere sul quotidiano, sempre su On the Road, viale Trieste, incontriamo, come ho accennato qualche millesimo secondo, un barista, un addetto dietro il balcone di un bar. Naturalmente diamo il benvenuto a un fatto vedere. Attenzione, un po' di traffico pure a Viterbo c'è sta. Questa è una piazza figata in questo senso. Sì, molto passaggio. Ah, allora, siamo noi anche di passaggio. Ok, allora benvenuto da The Walker questo net. Questa stiamo facendo la recensione di questo telefono. Conosce? Microsoft? No. Prego, una vita. Posso? Sì, sì. Posso. No? Si fa così. Eccolo. Ok. Tiro su. Sì. Ok. Come lo trova? La mia leggevolezza, leggero, pesante, scivoloso, grandissimo la. Ma scorre, no, scorre bene. Poi è leggero. Tu sei, cioè posso darti il tu, sei giovane. Sì, certo, okay. Non ci mancherebbe. Lo sapevi, tu usi smartphone? Sì, sì. Ecco, questo Microsoft l'hai mai usato? No, come la prima volta? No, è la prima volta, sì, te lo prendo anche uno sulle mani, quindi. Non è pesante, non come certi, no. Il colore? Il colore è bello. Giovanile o di tutta l'età? Ma io direi più giovanile, però rimane anche su altre età. Ah. Cioè, può andare bene anche con questo. Diciamo che con questo prodotto ha il Windows 8, però fine mese, fine anno, diciamo, se siamo vicini, ci sarà l'aggiornamento gratuito per il Windows 10. E poi naturalmente diamo informazione che con questo prodotto, naturalmente ha vari app all'interno, si può attaccare col tuo computer. E diventare con il Microsoft 360. Ossia informazioni attraverso dal tuo smartphone, attraverso il tuo monitor, PC, notebook e altre cose. 209 euro costa per altra on the road, un altro pit stop. Facciamo, abbiamo parlato con un barista, adesso facciamo il titolare del locale. Che ancora non abbiamo dato il nome, ve lo diciamo direttamente al titolare. Benvenuto, allora, benvenuto da TheMobile.net. Cosa grazie, ti chiami? Grazie. Tuo nome? E il locale, come si chiami? Si chiama? Il locale si chiama Caffè del Mar. Sta a Viterbo. L'ha venuto da 10 che è uno dei titolari. E si organizza anche eventi, fa. Facciamo eventi, facciamo colazioni, pranzi, cene. Okay. Ma adesso cena, naturalmente usa lo smartphone, li usi? Li uso, come penso ci siamo tutti, no? Sì. Questo lo conosci?
l'ho conosciuto adesso, da poco, adesso l'abbiamo usato, l'abbiamo provato, è una buona novità. Lo daresti ai tuoi fan? Diciamolo. A me certo sì, lo consiglierei. Per essere sempre attiva nel caffè di Marta, la sapere delle tue informazioni. Per essere sempre connessi e che avete anche il wifi. Wifi. E abbiamo anche con così la possibilità di mettersi sulla nostra pagina Facebook Caffè del Mar di Termo. Ecco, andiamola, così almeno tutti che usano gli smartphone naturalmente Microsoft 640 XL e tutto XL, anche il suo locale. Il mio locale è diciamo, XXL. È una M. Vediamo una M, possiamo fotografare molto bene. Allora, Patrizia Perbattista è sempre con il vostro tevoglio.net. Vediamo adesso il nostro, anzi, il Microsoft Lumia 640 XL. Come abbiamo detto un po', adesso rifacciamo un riassunto di tutto quello che abbiamo sia sentito sia visto e qualcosa in più per voi nostri lettori e video ascoltatori. Allora, diamo questa cosa. Come abbiamo detto, questo è il blu, questo è il Microsoft Lumia 640 XL, XL vuol dire perché è più grande di quell'altro 640, con due fotocamere, sia la prima frontale che quella dietro, diciamo, per fare i selfie. Allora, diamo tutte le diciamo i numeri di questo device. Allora, la 157,9 mm, 5,7 i pollici del display, larghezza 81,5, spessore, eccolo qua lo spessore, sono 9 mm. Poi la fotocamera principale, ossia questa, ha 13 megapixel, col sensore principale invece per il frontale è di 5 megapixel. Naturalmente Full HD grandangolare. Poi vediamo un'altra cosa, il flash LED da 171 mm, anzi 171 grammi per le XL, 4G LTE. Memoria 8 GB, naturalmente espandibile con la micro SD, che è fino a 128 GB. Poi processore quad core 1,2 GHz, autonomia massima dichiarata dalla casa madre è di 24 ore in 3G. Autonomia in standby è di 37 giorni. RAM 1 GB, possibilità di aumentare il giga con la scheda SD micro fino a 128 GB, come ho detto. C'è una differenza con gli altri modelli Microsoft, che la loro batteria non era estraibile, ma ora gli ultimi modelli sì, ossia che la batteria si può togliere, come abbiamo già fatto vedere. La sua batteria è di 3000 ampere. La sua possibilità di ascoltare la musica va fino a 98 ore. La sua impostazione è di carattere touch, sensori di illuminazione ambientale, eccolo qui, vedi a touch, poi c'è sta accelerometro, sensore di prossimità per lo spegnimento automatico dello schermo durante le chiamate naturalmente, magnetometro e sensore core. Poi quanto riguarda il processore, è un Qualcomm Snapdragon 400 velocità di clock, 1200 MHz, inoltre per la sua SIM dobbiamo avere un micro SIM naturalmente dentro. Questo non è un dual SIM. Allora, poi abbiamo connettore audio, eccolo qua, da 3,5 mm, Bluetooth a 4.0, Advanced Audio Distribution, Profile 1,2, profilo RCP 1,4, audio video remote, control profile e tutte le parti tecniche. Poi NFC, associazione tecnologia, sicura per i pagamenti, condivisione tag, wifi wireless one live 8200.11, hotspot fino a 8 smartphone collegati insieme, naturalmente dotati di wifi. Poi altra connettività wireless DINA, poi proiezione schermo, per concludere questa recensione del device smartphone Microsoft Lumia 640 nella versione XL. Possiamo dire che è accessibile a tutte le categorie di fruitori, come abbiamo visto nell'immagine di qualche due secondi fa, diciamo, tra giovani, meno giovani, giovanissimi, uomo, donna, di tutte le categorie, di tutti i lavori possibili.
Poi naturalmente lo smartphone e il device per i social network, che vedete abbiamo OneDrive, Skype, per le notizie di sport naturalmente Office, abbiamo Lumia Camera, vedete ecco com'è, vi faccio vedere l'immagine. Lo prendiamo, no, perché il telefono è pieno, come abbiamo detto una cosa. Faccio vedere le foto. Così anche in un ambiente non proprio illuminato al massimo. Guardate, aspetta, lo giriamo. Eccolo qua, vedete? Non era immagine molto... però si può... vedete lo snap? Vedi? Eccolo qua. Non ha, diciamo, una fotocamera al massimo come le altre Nokia, Lumia, Microsoft dell'altra generazione. È un po', è un 13 che vogliamo di più. Ma ci sono telefoni che non vogliamo dare notizia, di altri nominativi, di altre case madri, che non arrivano neanche a 8 megapixel. E le foto non sono così di alta risoluzione, vedete? Anche se faccio così. Proviamo a vedere fotografia, si può migliorare. Illuminiamola. Ecco, la illuminiamo, vedete? La salviamo. Quella sono io, il vostro anche giornalista, di chi è di Bologna, Parma, in quella zona, conosce già questo giornalista, il Valerio Varesi, naturalmente i nostri ospiti di un evento che abbiamo organizzato con Davide Cecchini, il titolare del locale Caffè del Mare, che avete visto, e più modelli o altre cose. Questa è la foto, vediamo un po', vedete? Lo snap, va bene, vediamo un po', ecco qui, il primo piano. Allora, per quanto riguarda la parte dell'internet, l'abbiamo trovato molto molto lento. Vabbè, ma che cosa vogliamo dire? Questa è una cosa a parte. Windows ha questa, non è, diciamo, chi vuole una cosa più veloce deve acquisire altri prodotti. Andiamo a vedere, scheda memoria abbiamo detto, display l'abbiamo, ecco, LCD 720x1280 pixel. Poi sistema operativo naturalmente Microsoft Windows Phone 8.1 col firmware Lumia Denon. Poi che mi ho detto poi? USB 2.0, micro USB. Vorremmo di uno troppo del sistema, qualcosa che... diciamo questo è di moda? È moda con questo colore, il cielo? Che cosa possiamo dire? Ah, che all'interno della nostra confezione che mettiamo qui ha poche cose, naturalmente il cavetto di carica batteria, poi basta, naturalmente la batteria, la cover, basta, non c'è altro, solo l'auricolare e l'USB dovete acquistarlo in più. Che cosa possiamo dire alla fine? Concludiamo questa recensione? Allora, per certe sinergie si potrebbe essere che questo non è uno smartphone ma è un tablet per la grandezza, tablet di ultima generazione con colori vivaci, il solito Microsoft, e fotografa, si può fare belle fotografie e basta, positività al massimo per chi vorresse acquistare questo prodotto. Naturalmente sotto Natale siamo a, diamo gli ultimi gli auguri di buon anno e buon Natale a tutti i nostri lettori da Patrizia Piambattista e la nostra redazione. Vi auguriamo una serenità, una lunga durata di amicizie e varie situazioni, quello che volete desiderate voi nel vostro cuore. Buon lavoro naturalmente chi le ha, e chi non lo ha lo deve trovare, ma con questo problema di crisi economica, di governo e altre cose non vogliamo dilungarci, ma tra poco, qualche secondo, vedrete tutti i nostri titoli di coda. E tra Patrizia e Battista e TheWalker.net, naturalmente ai Black Two Bot, vi danno appuntamento alla prossima recensione di un altro smartphone.